Salve a tutti, carissimi horror maniaci, io sono Sebastiano e questo è Horror Box. Mazza che zozzeria, Santucci! Ma che ci avete messo dentro? Succo di more! Te l'ho detto mille volte che mi fa schifo il succo di more! E poi da quando sono rosse le more? Sono more del Mar Rosso! Santucci, sei un cretino! Adesso c'ho sto saporaccio in bocca, mi devi dare un chewing gum, ce l'hai? Sì, ma non uscire dal personaggio, eh? Sì, va bene, non esco dal personaggio! Oh, guardatemi! Sono un vampiro! Adesso arrivano i pipistrelli prima della sigla! Vampiro, una delle più antiche figure dell'orrore popolare. Tra leggenda e realtà, questa creatura nasce nei Balcani durante il XVIII secolo. Già dall'inizio del 1800 iniziarono ad apparire i primi romanzi, fino al più famoso, quello che contribuì ad inserire il vampiro nel cinema horror, che sarebbe nato di lì a poco. Il Dracula di Bram Stoker. Da quel momento in poi la figura del vampiro si è evoluta nel corso di tutto il 1900 e lo abbiamo visto in tutte le salse. Per quanto mi riguarda, ritengo il vampiro una figura bestiale, uno degli esseri più vicini al maligno, che si ciba della linfa vitale dei vivi, il sangue. Una delle più grandi piaghe che questo mondo possa avere. Infatti apprezzo molto la rappresentazione mostruosa e ferale di questa creatura. Per farvi capire, questo è un vampiro, quest'altro è un vampiro, e questo anche. Questo no, questo manco per niente, questo toglietemelo dalla vista! E se non si fosse capito, oggi tratteremo quelli che io ritengo essere i 10 migliori film horror sui vampiri. Non analizzerò molti film su Dracula, perché quelli avranno un intero video dedicato, come ho fatto con Frankenstein. La musica che state ascoltando in sottofondo ci casca a pennello per l'occasione. Con il titolo di Nosferatu, è un brano composto interamente dal talentuosissimo Luca Alfieri. Luca ha contribuito in diverse occasioni alle musiche del canale, realizzando la cover della Trioxin Team e la cover del tema principale dell'Esorcista. Vi invito quindi a fare un salto sul suo canale per ascoltare queste meravigliose tracce per intero. Link in descrizione. E quindi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Chiunque voglia sostenere il mio lavoro qui su YouTube può farlo tramite i super grazie in basso a destra. E detto questo, iniziamo! Lasciami entrare! Con il titolo originale di Lat den Ratte Komma, è un film svedese del 2008 diretto da Thomas Alfredson. Te ne vai dentro per favore? Basato sul romanzo di John Ajvide Lindqvist. Ma come fate a non conoscerli? Su via! Siamo in Svezia all'inizio degli anni 80. Un bambino di nome Oscar fa la conoscenza di Eli, una ragazzina che si è appena trasferita insieme al padre Hakan. Inizialmente Eli non vuole avere nessun legame con Oscar, ma piano piano i due si avvicineranno sempre di più, instaurando un rapporto di amore-amicizia. Nel frattempo in città si verificano misteriosi omicidi. Questi eventi porteranno Oscar a scoprire un oscuro segreto. Un film piacevole, non per tutti, che mostra il vampiro sotto un punto di vista leggermente diverso. Nulla che non si fosse già visto, ma comunque apprezzabile. Questo film ha avuto un remake americano nel 2010 dal titolo Blood Story ed è disponibile su Team Vision. L'ombra del vampiro, film del 2000 diretto da Elias Merige. Questo film nasce come tributo al Nosferatu di Murnau e racconta in chiave tragicomica il suo dietro le quinte. Nel cast abbiamo figure di spessore come John Malkovich, Willem Dafoe e Udo Kier. Il regista Fredrik Murnau è impegnato con le riprese del suo nuovo film, un film basato sul romanzo Dracula di Bram Stoker. Non potendo utilizzare fedelmente il soggetto, è costretto a cambiare alcune cose, tenendo segreto a tutta la troupe l'attore che avrebbe interpretato il ruolo del conte Orlok. Scopriremo che si tratta dell'attore Max Schreck, il quale è realmente un vampiro
e che ha un accordo segreto con il regista. Un film molto piacevole che riuscirà sicuramente ad intrattenervi. Una simpatica reinterpretazione delle riprese del primo Nosferatu. Considerato ancora oggi una delle pellicole più rilevanti della storia del cinema, che tratteremo in una classifica dedicata ai film horror d'epoca. L'ombra del vampiro è disponibile in DVD. 30 giorni di buio. Film del 2007 diretto da David Slade. Qual è la cosa che ci tiene più al sicuro dai vampiri? Esattamente, la luce del sole. La luce del sole brucia i vampiri, per questo gironzolano solo di notte. Ma l'incipit di questo film è: e se i vampiri attaccassero l'Alaska durante la notte polare che impedisce al sole di illuminarla durante le ore diurne? E non è fantascienza, eh? Queste cose accadono realmente nei paesi situati nella zona del circolo polare artico. Nella cittadina di Barrow, in Alaska, i pochi abitanti rimasti in zona prima dei fantomatici 30 giorni di buio rimarranno bloccati in città, dopo il sabotaggio di elicotteri, motoslitte e la morte dei cani da slitta. Lo sceriffo indagherà su quanto accaduto, ma ecco apparire in città un gruppo di vampiri assetati di sangue, che inizieranno a massacrare i cittadini di Barrow, trasformatasi nella loro zona di caccia. 24 ore su 24 per un mese intero. Insomma, un bel problema. Questo film ha avuto un sequel nel 2010 ed è disponibile su Prime Video e Now TV. Il buio si avvicina. Con il titolo originale di Near Dark, è un film del 1987 diretto da Kathryn Bigelow e segna il suo debutto alla regia. Appartiene al genere neo-western degli anni 80, chiaramente con l'aggiunta della componente horror. Ad oggi è riconosciuto come un cult di quel decennio, e sono d'accordo. Purtroppo passato un po' in sordina per via di altri film di successo che analizzeremo più avanti. Ma nonostante questo contribuì alla rinascita dei film horror a tema vampiri degli anni 80. Era stato anche pensato un remake nel 2008 che venne subito cancellato perché la trama risultava troppo simile a quella di Twilight. Ma andate a cagare! Siamo in una cittadina americana dell'Oklahoma. Il nostro protagonista, Caleb Colton, durante una serata in città, fa la conoscenza della misteriosa May. Una ragazza di passaggio che chiede di essere riportata a casa prima dell'alba. Caleb scoprirà che May fa parte di una famiglia di vampiri, composta da Daimon, Jesse, Severin e il piccolo Homer. Il gruppo rapisce Caleb, per poi trasformarlo in un vampiro. Con il tempo il ragazzo entrerà a far parte della famiglia in maniera ufficiale, nonostante i numerosi screzi ed incomprensioni. Tra il cast spiccano Lance Erickson, apparso in Aliens e il primo Terminator, e Janet Goldstein, vista sempre in Aliens e Terminator 2. Ragazzi perduti! Con il titolo originale di The Lost Boys, è un film del 1987 diretto da Joel Schumacher. Uno dei temi principali del film è la cover di People Are Strange, eseguita dagli Echo and the Bunnymen. Bella per carità! Ma quanto ci avrei preferito l'originale dei Doors! Ci troviamo davanti al classico film horror del decennio, con il gruppo di giovani che deve sventare un pericolo imminente. E anche questa volta sbuca il nostro Corey Feldman, uno dei Golden Boy degli anni 80, che abbiamo già visto in Venerdì 13, Gremlins, Goonies e Stand By Me. Sam e Michael Emerson si trasferiscono nella cittadina californiana di Santa Carla, in compagnia della loro madre Lucy. La città è soprannominata la capitale degli omicidi per via dei numerosi corpi ritrovati e delle sparizioni che si verificano durante l'anno. In una fumetteria Sam incontrerà i fratelli Edgar ed Alan Frog, i quali lo mettono in guardia e gli consigliano la lettura di fumetti legati ai vampiri, che lo aiuteranno a conoscere tali creature. Nel frattempo Michael si invaghisce di una ragazza di nome Stella, costantemente tormentata da una gang di motociclisti, capitanata da David. Il gruppo porterà Michael nella loro caverna e, dopo averlo tormentato un po' a livello psicologico, lo trasformeranno in un vampiro. Quando Sam scoprirà cosa è accaduto a suo fratello, cercherà di risolvere la situazione, in compagnia dei suoi nuovi amici. Il film è disponibile un po' ovunque, YouTube, Team Vision e Prime Video. Ha avuto anche due sequel, Lost Boys 2 The Tribe e Lost Boys The Thirst. Nel 2021 è stato annunciato che Warner Bros. È al lavoro su un remake cinematografico,
che dovrebbe uscire nel corso del 2024. Ammazza vampiri! Con il titolo originale di Fright Night, è un film del 1985 diretto da Tom Holland. Eh sì, Tom Holland è il regista del primo film della bambola assassina, ma non vi venisse in mente nemmeno lontanamente come avete fatto l'altra volta che in maniera seria mi chiedevate se si trattava del Tom Holland che interpretava Spider-Man. Se è un attore nato nel 1996, come cazzo ha fatto a dirigere un film nel 1985? Ed è capitato, non sto facendo lo spiritoso, è capitato più volte. Venni a conoscenza di questo film in una maniera un po' bizzarra. Vi ricordate quando nel 2007-2008 tra amici ci caghevamo sotto guardando roba tipo Scary Maids Game o Il Video delle Colline? Ecco, una volta mi capitò un video con questo jumpscare, scoprendo solo diverso tempo dopo che si trattava di una scena di Fright Night. La storia racconta di Charlie Brewster, un ragazzo che vive con sua madre in una zona residenziale di Los Angeles. Una sera, mentre è in compagnia della fidanzata Amy, nota che nella casa accanto c'è un nuovo proprietario, un uomo di nome Jerry Dandridge, che insieme al suo maggiordomo viene sorpreso a spostare quelli che sembrano corpi umani. Essendo un accanito fan del programma Ore di Orrore, nella versione originale Fright Night, Charlie capisce subito che il suo vicino è un vampiro e ne ha la conferma quando lo vede mordere sul collo una ragazza. Ne parlerà con le persone a lui più care, tra cui sua madre, Amy, e il buffo amico Ed. Ma nessuno gli crede. A questo punto chiederà aiuto alla star di Fright Night, che cercherà di capire se Jerry sia o meno una creatura della notte. Questo film ha avuto un sequel nel 1988 diretto da Tommy Lee Wallace, un remake / reboot nel 2011 e il suo sequel diretto nel 2013. Fright Night è disponibile su Chili, Prime Video e Blu-ray. Nosferatu, il principe della notte. Film del 1979 scritto, diretto e prodotto da Werner Herzog. È il remake di Nosferatu il vampiro, pellicola del 1922 per la regia di Friedrich Murnau. Con Klaus Kinski nel ruolo del conte Dracula, segue in maniera abbastanza fedele il romanzo di Stoker. Jonathan Harker, un agente immobiliare di Wismar, si reca in Transilvania per concludere un importante affare. Un misterioso nobile chiamato dagli zingari del posto Nosferatu vuole acquistare una casa nel quartiere di John. Arrivato al castello, l'uomo viene accolto da un individuo inquietante, pallido e taciturno, il conte Dracula. Costretto a passare la notte dal conte, John capisce subito che qualcosa non va. Perché John non giudica dall'aspetto, lo sappiamo, l'apparenza inganna. Ma non in questo caso. Dato che il nostro conte dalle orecchie a sventola ha il piacere di passare le giornate all'interno di una bara. Cose da nobili, che ne vogliamo sapere noi? Rimasto bloccato nel castello, John vede il conte chiudersi in una bara e farsi portare a Wismar, in cerca della moglie dell'uomo, la dolce Lucy, che a differenza della storia originale non si chiama Mina. Per Herzog questo lungometraggio fu di enorme importanza, dato che considerava l'originale, quello diretto da Murnau, l'opera più importante del cinema tedesco. Ebbe addirittura una reinterpretazione all'italiana nel 1988, diretta da una marea di persone tra cui Maurizio Lucidi e Luigi Cozzi, dal titolo Nosferatu a Venezia. Una porcheria incredibile, non potete capire! Per di più, in questo imminente 2024, avremo anche un nuovo remake, per la regia di Robert Eggers. Vampires! Film del 1998, diretto da John Carpenter. Anche qui ci troviamo davanti a un new western, per storia, location, ma soprattutto per il comparto musicale. Creato dallo stesso Carpenter con un sound western blues. Nel cast spicca sicuramente la bellissima Cheryl Lee, che ha interpretato Laura Palmer nella serie Twin Peaks, di cui non vi ho assolutamente parlato, non è che ho portato 4 video a tema, ma vanne un po'. Il ruolo del protagonista invece è affidato a James Woods, un uomo più conosciuto probabilmente nella sua versione animata che in quella reale. Chi è James Woods? Lui è James Woods. Oh, una caramella. Oh, una caramella.
Oh, una caramella! Jack Crow è il capo di un gruppo di cacciatori di vampiri chiamato i Giustizieri. Ne esistono diversi nel mondo e uccidono i vampiri per conto della Chiesa Cattolica. Jack e i suoi uomini operano nel Nuovo Messico, cercando i vampiri in luoghi abbandonati, che usano come rifugio durante il giorno. Il loro obiettivo primario è il maestro, l'essere che controlla gli altri vampiri. Dopo l'ennesima caccia andata a buon fine, Jack e il suo gruppo festeggiano in un motel. La festa sarà interrotta da Valek, non solo un maestro, ma un gran maestro, uno dei vampiri più antichi mai esistiti, originario dell'Europa, il quale per vendicarsi fa a pezzi i giustizieri. Gli unici sopravvissuti sono Jack, la sua spalla Anthony Montoya e la prostituta Katrina, che dopo essere stata morsa riesce a instaurare un collegamento telepatico con Valek, venendo utilizzata da Crow per scovare il capo dei vampiri, il quale è alla ricerca di un'importante reliquia che gli conferirà un enorme potere. Nel frattempo Jack, con l'aiuto di Montoya e padre Adam, dovranno anche scoprire chi sia stato a tradire il gruppo consegnandolo a Valek. Un film incredibile, un piacere per gli occhi, unico nella sua semplicità. Da non perdere assolutamente, visto che è disponibile su Prime Video. Vampires purtroppo ha avuto anche altri due sequel. Vampires Los Muertos, conosciuto anche come I Cacciatori delle Tenebre, e Vampires 3 Il Segreto di Sang. Bram Stoker's Dracula, film del 1992 diretto da Francis Ford Coppola. Ho già trattato questo film nella classifica di San Valentino, dove però analizzavamo l'aspetto romantico del conte, follemente innamorato di Mina, la moglie di Jonathan Harker. Non ripeterò cosa significa per me questo film, non mi soffermerò sul cast stellare che ha, mi concentrerò di più sulla bestialità del conte, sulla sua origine, che rappresenta un vampiro alla perfezione. Un devoto servo di Dio che dopo la morte della sua amata rinnega la croce, abbraccia l'oscurità tramutandosi in un essere eterno che si nutre di sangue. All'inizio si presenta con le sembianze di un anziano inquietante, ma alla prima occasione diventa uno spaventoso lupo antropomorfo e ovviamente un pipistrello antropomorfo. Per me questo è un vampiro, è l'aspetto che credevo sin dalla tenera età che potesse avere un vampiro. La storia già la conosciamo. Jonathan Harker si reca in Transilvania per motivi di lavoro e conosce il conte Dracula. Questo vede una foto di Mina e da qui il conte partirà per Londra per rendere Mina la sua sposa. Jonathan, con l'aiuto del professor Abraham Van Helsing, cercherà di fermare il vampiro e salvare Mina. Potete trovare Bram Stoker's Dracula su Netflix. E ora ragazzi, il motivo per cui guardate queste classifiche. Le mirabolanti e sensazionali menzioni d'onore. Le Notti di Salem, film tratto dal romanzo di Stephen King e diretto da Toby Hooper. Bordello of Blood, tratto dai racconti della cripta, racconta di una casa del piacere infestata da vampiri. E anche qui abbiamo un cresciuto Corey Feldman. La Mort Vivante, film francese introvabile e sconosciuto, con una ragazza che si risveglia all'improvviso non consapevole di essersi tramutata in un vampiro. Vamp, commedia teen horror anni 80. Martin, con il titolo originale di Vampire, è un film del 1977 diretto da George Romero. Una particolare visione della figura del vampiro adattata in un contesto reale. E finalmente ci siamo! Eccoci arrivati alla prima posizione! Un film che racchiude in sé elementi molto caratteristici che, per i miei gusti, lo hanno portato a diventare IL film horror sui vampiri. Dal tramonto all'alba! Con il titolo originale di From Dusk Till Dawn, è un film del 1996 diretto da Robert Rodriguez. Non saprei neanche da dove partire. È un film eccezionale, contiene diversi sottogeneri, horror, commedia, pulp. Nacque da un'idea di Robert Kurtzman e Quentin Tarantino e in origine sarebbe dovuto essere un sequel di Bordello of Blood. Tra il cast abbiamo George Clooney, Quentin Tarantino, Tom Savini, Danny Trejo e Harvey Keitel. Fu il film che fece diventare famosa Salma Hayek nel ruolo di Satanico Pandemonio. Avendo messo Dal tramonto all'alba in una classifica dedicata ai vampiri, vi ho rovinato il 50% della sua bellezza.
Uno degli elementi che rende questo film memorabile è quello che io definisco lo schiaffo, cioè l'apparizione di un qualcosa totalmente fuori contesto con ciò che si è visto fino a quel momento. Se uno vedesse questo film senza sapere dove andrà a parare, avrà una bellissima sorpresa. La storia ha tutti gli elementi per essere il classico pulp poliziesco alla Tarantino. Ma fino ad un certo punto. Tarantino si ispirò al film Getaway del 1972 per poi metterci insieme elementi presi da Demoni di Lamberto Bava, sostituendoli con dei vampiri. La canzone Dark Knight dei The Blasters è ormai simbolo di questo film. E nella scena finale, che non vi spoilerò, in un'unica inquadratura sono riusciti a creare una lore incredibile intorno a questi vampiri. Insomma, è uno di quei pochi film che ritengo semplicemente perfetto. C'è una bella storia, personaggi eccezionali, adrenalina a mille, a cui si aggiungerà anche una buona dose di violenza e ottimi effetti speciali. I fratelli Seth e Richard Jeco stanno cercando di sfuggire alle autorità. Il loro obiettivo è raggiungere il confine con il Messico per poi ricominciare una nuova vita nella zona di El Rey. Dopo una serie di imprevisti prendono in ostaggio la famiglia Fuller, composta da Jacob, un prete che ha perso la fede dopo la morte della moglie, e i suoi figli Kate e Scott. Una volta superato il confine passeranno la notte in un locale notturno, chiamato Titty Twister, aperto dal tramonto all'alba. Qui inizieranno i festeggiamenti, ma i fratelli Jeco scopriranno con orrore che il locale è gestito da un numeroso gruppo di vampiri che ogni notte smembrano e si cibano di forestieri di passaggio. Braccati nel locale dovranno sopravvivere in ogni modo, massacrando quanti più vampiri possibile. Il film è disponibile su Prime Video e non potete non recuperarlo! È da vedere assolutamente, non ve ne pentirete. Dal tramonto all'alba ha anche altri due capitoli, un sequel non canonico considerato prequel dal titolo Dal tramonto all'alba 2 Texas Blood Money e un prequel ambientato nel Far West. Oltre ad una serie TV di due stagioni, trasmessa in esclusiva sull'emittente televisiva messicana El Rey Network. Sarà un caso? La serie non raggiunge manco per sbaglio i livelli di epicità che si sono visti nel film di Rodriguez. Ma il fatto interessante è che i vampiri vengono definiti Los Culebras, creature che in parte richiamano anche dei rettili. E quindi questi erano i 10 film di vampiri migliori di sempre, secondo me. Quali di questi conoscevate? Quali di questi recupererete? Ma soprattutto, qual è la vostra classifica personale? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Detto questo, vi saluto e ci diamo appuntamento ad un prossimo video.